Ci troviamo all'ospedale Rizzoli, c'è un nuovo macchinario, ce lo spiega la dottoressa Carbone del reparto di ostetricia e ginecologia. Allora, innanzitutto ci dica come si chiama questo macchinario. Allora, questo è il cardiotocografo, un nuovo cardiotocografo, una di ultima generazione. Abbiamo tutta una serie di inquadrature dove noi possiamo anche, oltre a prendere il battito fetale e a controllare il toco, cioè le contrazioni materne durante un travaglio, abbiamo anche l'opportunità di prendere, di misurare i parametri vitali, che sono importanti in quanto un'alterazione di qualsiasi altro parametro vitale può determinare un buon andamento del travaglio. Dottoressa, prima come facevate? Noi avevamo il vecchio che sta dall'altro lato, però non era corredato di tutte queste cose, prendevamo i parametri con i nostri strumenti che normalmente si usano nel reparto, quindi era un dissociato dalla situazione, perché per cui lo scrivevamo manualmente, mentre questo nella schermata ci porta tutto, i parametri materni e i parametri fetali. In effetti questa è una novità importante per il Rizzoli, penso che sia un apparecchio di ultima generazione. Questo è un apparecchio di ultima generazione, finalmente anche Rizzoli l'ha potuto godere, anche quindi non abbiamo nulla da invidiare ad altri ospedali con nomi più altisonanti dei nostri. Noi ringraziamo le pazienti che ci permettono di fare questo servizio. Però possiamo dare pure un messaggio al territorio? Ischia si serve spesso dell'ospedale Rizzoli per quanto riguarda le nascite? Siamo ancora un poco con diffidenza. Noi quello, il messaggio che possiamo dare a tutte le donne, fidatevi di noi. Noi siamo aperti a voi e possiamo darvi molto più della terraferma, perché siamo un piccolo centro e siamo più famiglia che non altri reparti più grandi che non hanno molto tempo da dedicarvi. Tra l'altro va anche detto, quando ci sono le emergenze poi tutti corrono qui all'ospedale. Certo. E infatti noi abbiamo tante che titubanti sono dovute per forza ricorrere a noi, che poi se ne sono uscite ringraziandoci e dicendo: non mi aspettavo di avere un'accoglienza così tranquilla. Naturalmente noi facciamo anche corsi preparto gratuiti, chi per esso è già passato sta passando la notizia e stiamo avendo un bel successo, devo dire la verità. E noi ringraziamo la dottoressa, che chiamiamo Pina, perché in effetti così viene riconosciuta. L'ostetrica Pina ormai da 30 anni qui a Rizzoli.